Flores Dark Eyes. Facciamo un applauso. Ciao Paolo. Tieni, questo te lo lascio a te. Allora Paolo, nel 2019 è uscito il tuo libro Questione di vita e di morte, diciamo, lo possiamo definire un'apologia filosofica del diritto all'eutanasia. E nel tuo libro tu affermi chiaramente: la nostra vita ci appartiene, fine vita compreso, perché abbiamo diritto a decidere noi liberamente. E ti chiedi: perché mai dovremmo sottometterci a un Dio, una Chiesa, un potere politico? Naturalmente per le persone che sono qui le risposte sono ovvie, e per questo io vorrei invece rivolgermi a Sua Eminenza il Cardinal Bassetti, e al Cardinal Bassetti, che è il capo dei Vescovi italiani, vorrei porre una domanda molto semplice. Eminenza, sul suo fine vita preferisce decidere lei o preferisce che decida io? Ecco, io sono sicuro che il Cardinal Bassetti considererebbe questa domanda assurda. Troverebbe pazzesco che io pretenda di decidere sul suo fine vita. E allora perché, Eminenza, lei pretende di decidere sul mio fine vita e sul fine vita di ciascuna delle persone che sono qui presenti e su ciascuna delle decine e decine di milioni di cittadini italiani? Lei ed io abbiamo ormai un'età in cui il problema del fine vita che possa avvenire nella malattia e nella sofferenza è statisticamente una possibilità concreta. Lei pretende di poter decidere sulla base dei suoi valori, della sua fede, e però al tempo stesso pretende che invece io, se decido sulla base dei miei principi e dei miei valori, debba far rischiare 12 anni di carcere a una persona che mi ama e che mi aiutasse. E lei ritiene questo cristiano, oltre che civile? Io credo che la stessa domanda andrebbe posta uno per uno ai nostri parlamentari. Onorevole, lei sul suo fine vita, quando ci sarà il momento, preferisce decidere lei o preferisce che decida qualcun altro a caso, che potrebbe essere anche un suo nemico? Io credo che ci sarebbe l'unanimità nella risposta preferisco decidere io. E questa domanda è l'unica domanda onesta. La domanda onesta non è sei favorevole o contrario all'eutanasia, perché con questo si esprime una propria opinione e una propria scelta. La domanda onesta è: tu preferisci decidere in proprio o che decida qualcun altro? E siccome tutti preferiscono decidere in proprio, e siccome tutti siamo eguali in libertà e dignità, è evidente che la questione del diritto all'eutanasia non dovrebbe neppure essere posta, perché tutti vogliamo che non sia qualcun altro a prevaricare sulla nostra volontà. E allora la questione è molto semplice: qui non c'è una maggioranza, che pure è schiacciante a sentire tutti i sondaggi, di italiani che vogliono la libertà di scelta. Qui c'è la unanimità di persone che vogliono decidere su se stesse, e c'è una minoranza di persone che, oltre a decidere su se stesse, vogliono imporre la propria volontà anche agli altri. Questo è inaccettabile. Questa è qualcosa che, una questione che non può neanche essere sottoposta a referendum. Il Parlamento e la Corte Costituzionale, spero, dovrebbe semplicemente prendere atto che se siamo uguali in libertà, e se siamo uguali in libertà nello scegliere nei vari momenti della nostra vita le cose fondamentali, il matrimonio, la professione, eccetera, non si vede perché su un momento altrettanto essenziale della nostra vita, che appartiene a ciascuno di noi,
dovrebbe essere solo qualcun altro a scegliere. Grazie Paolo, grazie tantissimo per la